Mua ishte herë e parë që kam vizitu këtë vend, Gangin dhe këtë vend në Sicili. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, shumë kam mësu shumë gjana sepse unë e përfaqësoj një familje se kena një biznes familjar që është bashkim është një kooperativ ku fermerët të dërgojnë prodhimet e tyre dhe na bëjmë grumullimin dhe shitjen e produkteve të zonës. Allora, per me è stata un'esperienza bellissima, dato che per me è la prima volta che vengo in questa zona. Ovviamente è stata un'esperienza molto utile perché la mia famiglia ha una cooperativa e abbiamo un'azienda nella zona in cui viviamo. Facciamo l'esperienza di ferma la rinascita con l'altra tregonin se si funziona se si funziona la ferma dhe me fermerit nushëm dhe se si ban grumullimi produktit, proponimi ti dhe shitja ti. Ashtë një eksperiencë që do na duhet dhe do ta përdori me latje në oshta disa nga këto mënyrat. Gjithashtu, per esempio, per l'esperienza fatta nella cooperativa Rinascita, che ho visto come funzionava, tanti agricoltori che portavano i loro prodotti e tutti insieme si lavorava per un solo scopo. È un'esperienza che mi è piaciuta tanto e penso di poter portare anche nel mio paese e fare una cosa simile anche da noi. Gjithashtu ishte edhe mlidhja që kena bë dje me përfaqësuesit e turizmit, ku ata tregun se si funksionon turizmi në këtë zonë. Dhe me që edhe zona nga unë vi, Malësia e Madhe është një zonë mjaft turistike, cila është në zhvillim e sipër të turizmit dhe ndoshta dhe aty mund morëm eksperjenca se si mund bëjmë disa gjana ndryshe ose si mund vazhdojmë për avancimin e zhvillimit të turizmit në atë zonë. E anche dall'incontro che abbiamo avuto ieri con molti rappresentanti degli uffici statali, però anche del turismo, ascoltando loro, le loro esperienze, come si è evoluto questo campo in Italia, speriamo di poter fare una cosa simile anche da noi, perché io vivo a Malësia e Madhe, che è una zona che il turismo è ancora in sviluppo, e quindi se noi implementiamo queste esperienze sarebbe un sviluppo molto grande per la nostra zona. Dhe si përfonim venet të reja që kam pa, më kam pëlqyre shumë venet që kena pa, sot e uja, të qytetet e vjetra dhe Gangi, kujna kënë disë, të tjera, më kam pëlqyre shumë si herë e parë që kam vizitu këtë venë. E oltre a queste esperienze, essendo per me la prima volta che sono venuta in Italia, mi sono piaciute tante tutte le zone che abbiamo visitato, Gangi dove abbiamo alloggiato, oggi qua vicino al mare e tutte le esperienze nelle vecchie città che abbiamo vissuto questi giorni. Grazie. Stiamo concludendo in questi giorni questa bella esperienza con la delegazione istituzionale albanese. Il GAL ISC Madonie è stato chiamato già qualche anno fa a collaborare con il VIS, questa ONG di Roma che opera nel campo del volontariato internazionale, della cooperazione in tutto il mondo. In maniera particolare siamo stati chiamati a collaborare con il VIS per aiutare le popolazioni che vivono nella parte nord dell'Albania, quella che confina con il Montenegro, e che ha diversi punti di contatto, diciamo, con le Madonie dal punto di vista ambientale, paesaggistico, eccetera, per aiutarli in qualche modo, sostenerli nella creazione di un GAL albanese. Questo perché l'Albania tra qualche anno entrerà a far parte dei paesi dell'Unione Europea e quindi dovrà uniformare le metodologie, le norme, gli strumenti per poter gestire i finanziamenti pubblici europei alle disposizioni comunitarie. Noi, essendo un GAL che già opera da diversi anni, diciamo, sul territorio, siamo stati chiamati appunto a fare una sorta di tutoraggio, per cui siamo andati in Albania, abbiamo visitato i luoghi e adesso stiamo ospitando con grande piacere questi nostri amici a cui stiamo facendo vedere alcune delle esperienze più significative che si realizzano sulle Madonie. I'm so pleased to be here in this visit organized by VIS Albania. I want to say that this was a really good experience.
Sono molto contento di far parte di questa visita organizzata da Vis Albania. And also I want to add that we have seen some cases of good success on the cooperation between different farmers, and I think that this can be used very good at our municipality back in Albania. Abbiamo visto delle esperienze di successo di cooperazione tra agricoltori e penso che queste esperienze si possano anche riprodurre nella nostra regione, nel nord Albania. I also have seen some very good touristic sites that are created by the local enforcement here, and also that can be useful to us as a municipality, because we can use that as an example that how can we advertise and promote our different touristic sites same as they do here. Abbiamo anche visto delle esperienze di successo del turismo, di strutture turistiche, e anche questo penso che possa essere portato in Albania per valorizzare anche il potenziale turistico che abbiamo nel nostro paese, nella nostra regione. This was really a good experience and I hope that will be repeated in other areas of Italy by Vis Albania Corporation also. Thank you. Questa è stata veramente una bella esperienza e spero che possa essere replicata anche con altre visite in altre zone dell'Italia. Grazie. Salve, per me questa visita è stata molto unica, è la prima volta che vengo in Sicilia e le cose che mi hanno piaciuto, comunque i posti che abbiamo visitato, l'ospitalità è stato molto unico, ma da qui porto l'esperienza di GAL, mi è piaciuto tanto come hanno iniziato tutto e hanno creato questa organizzazione molto grande. Perché in Albania non esiste qualcosa del genere. Io che lavoro nella municipalità del mio paese Koplik e anche nella comune, volevo dire questa esperienza e portare questa esperienza nei negozi, nei business, nei persone che vivono lì e dire come può funzionare uno GAL a Malsia Mare o in Albania che siamo noi. Mi è piaciuto tanto come funzionano i business, i negozi, la cantina del vino, quello della salsa che abbiamo visitato, e i negozi piccoli, quello dei glamping, è stata un'esperienza unica. A me mi piacerebbe che il mio posto dove abito, che abbiamo Alpi e villaggi, che sarebbe uno glamping, e con i giovani che lavoro lì e sono volontaria, immediatamente quando vado faccio un incontro con loro e gli spiego come possono iniziare un piccolo business con idee come qua. Comunque Dario è stato molto, molto, non so, viene disponibile per spiegare tutto e come è iniziato tutto, anche nell'incontro che abbiamo fatto con lui. Ha messo davanti a noi tutti i documenti, tutti i finanzi, come funzionano per noi, per capire più meglio i GAL e tutto. Vis Albania è un'organizzazione che lavora nel nord dell'Albania e in questo momento stiamo implementando un progetto finanziato dalla cooperazione italiana e all'interno di questo progetto, che mira allo sviluppo rurale, sostenibile e partecipato delle comunità del nord Albania, abbiamo stretto un accordo di collaborazione con il GAL ISC Madonie e per diciamo, cominciare un rapporto di collaborazioni, scambio di esperienze con la Sicilia, con l'obiettivo di portare queste esperienze che in Sicilia sono già cominciate da anni
anche in Albania, esperienze di collaborazione pubblico-privato, di approccio leader, approccio dal basso, diciamo partecipativo allo sviluppo, e di appunto rete, creare una rete tra pubblico e privato, di amministrazioni pubbliche, di produttori, per lo sviluppo del territorio, la valorizzazione del territorio. Questa collaborazione con il GAL Madonie è cominciata qualche anno fa con una visita da parte di rappresentanti del GAL in Albania, nel nord Albania dove noi operiamo, e adesso noi siamo venuti qua appunto in Sicilia alla fine del progetto, perché questo progetto finirà fra un mese, per vedere con i nostri occhi alcune delle esperienze di successo che sono state finanziate appunto dal GAL attraverso questo approccio leader voluto dall'Unione Europea, e speriamo appunto con questa delegazione albanese che ha visto dal vivo queste esperienze di poter portare e ispirare qualcosa anche da portare appunto in Albania, dove noi all'interno del nostro progetto abbiamo cominciato a creare un gruppo misto pubblico-privato per la gestione diciamo, e la valorizzazione del territorio, e abbiamo bisogno chiaramente di fare dei passi avanti ancora per raggiungere il livello italiano, ma l'obiettivo è quello di registrare, di creare GAL anche in Albania, quando l'Albania entrerà, si spera, al più presto nell'Unione Europea. Ringraziando il progetto del VES Albania Zana Maleve, siamo da una settimana in Sicilia per vedere delle nuove esperienze nel gestire le aree protette nella regione di Sicilia. E concretamente siamo stati nel parco regionale Madonie, abbiamo visto tante esperienze. Io, quella che mi è rimasto più colpito è stata la gestione dell'aquila reale che lo fanno nel parco. Ho visto l'approccio che ha l'amministrazione del parco con allevatori e agricoltori, e queste esperienze sono giuste anche per il nostro paese, anche per le nostre aree protette. Poi abbiamo visto nei paesini su nel parco che sono installate delle strutture per il turismo tipo zipline, e ce la si può sposare bene per il nostro parco nazionale nelle Alpi Albanesi. È un'esperienza nuova, però nel futuro vale tanto per il turismo, per conoscere il nostro paese, per conoscere le nostre aree protette.